Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questa mattina colazione ovviamente con una bella tazza di tè caldo e poi ho deciso di fare il pane con l'avocado. Ho voglia di questo, tanto lo sapete, per me il tè si abbina veramente a qualsiasi piatto, dolce, salato, insomma di tutto. Dunque ragazzi, passiamo dalla colazione direttamente al pomeriggio. Noi stiamo andando dal veterinario perché Flora oggi ha il controllo, così vediamo com'è la situazione. Io sono abbastanza fiducioso, ho quasi paura a dirlo perché l'altra volta ero tranquilla e poi avete visto com'è andata. E comunque vedo che ogni giorno è sempre più attiva, sempre più anzi sempre più difficile tenerla ferma, che per cui in questi giorni non dovrebbe darsi troppo da fare, ma con un cane è molto difficile. Quindi andiamo col giardino. Sì, soprattutto perché in giardino poi sono anche in due, quindi diciamo non è semplice, ma mi fa piacere vedere che ogni giorno è sempre più attiva, ha voglia di fare di più. E poi ne approfittiamo per fare anche un po' di commissioni, anche quelle che ieri abbiamo dovuto interrompere causa sorelle Belle, come le chiamano alcune di voi, sono innamorata di questo nome e aggiungerei sorelle disgraziate Belle. Stamattina sono appena le abbiamo liberate dalle stalle, sono subito corse lì in quel punto. Luca ha aggiunto una rete per diminuire l'ampiezza delle maglie, ora vediamo se basterà oppure no. E così ragazzi, oggi comunque ho messo la giacca perché è nuvoloso, quindi ho preferito metterla anche perché non so stasera a che ora torniamo. Però ragazzi, oggi è il primo giorno in cui non accendiamo la stufa a casa. Non l'abbiamo accesa. Stasera penso che l'accenderemo, ma stamattina non l'abbiamo accesa ed è la primissima volta da quando abbiamo iniziato a utilizzare la stufa che non l'accendiamo al mattino. Si stava bene. Ieri è stata una giornata molto calda e secondo me ha scaldato molto anche i muri della casa, perché oggi la giornata è un po' così, non è bellissima, però in casa si stava comunque abbastanza bene. Ragazzi, la visita di Flora per fortuna è andata bene, l'hanno super controllata, ecografia, tutto quanto, ed è tutto a posto. Sono contentissima, è stato un sollievo. Povera Flora, quando ha visto di nuovo il posto le ha preso un colpo, ma la capisco. E poi è entrato un attimo anche Thor perché aveva... Che è il più cagasotto, però, tra l'altro. Sì, aveva le ghiandole, quelle dal sederino da far svuotare, e povero Thor. Ha paura, cioè, ma non so come mai c'ha così paura. Perché Thor ha un carattere particolare e vive tutte quante le emozioni al massimo, compresa la paura, e quindi lui vive tutto così. Comunque era da fare perché avevamo visto che aveva un po' di fastidio, quindi ne abbiamo approfittato. Allora tutto bene. Meno male ragazzi, e tra l'altro tu questo non lo sai Lu, perché è entrato Luca, fanno entrare solo una persona in questi casi, ve l'ho già detto, mentre per fortuna la sedazione ci ha fatto entrare entrambi questi casi, così c'era una signora che è entrata poco prima che tu uscissi con un cagnolino, non dico identico ma quasi a Jimmy, mi ha fatto... non è la prima volta che vedo dei cani che me lo ricordano molto e mi ha... Devo dire, mi fa sempre un po'... Non so come definire questo tipo di emozione, perché mi commuove, mi ricorda anche delle cose belle, mi fa tante emozioni diverse. Comunque, niente. Poi adesso continuiamo con le nostre commissioni. Prima siamo passati un attimo all'usato, perché... parlando con una di voi mi ha detto: perché per i piatti, per il servizio di piatti non vai a vedere all'usato? E io le ho detto: guarda, l'ho già fatto, ma purtroppo non c'era quello che interessava a me. E lei mi ha detto: vedrai che prima o poi lo trovi. Ho detto a Luca: ma andiamo a dare un'occhiata. E guardate ragazzi, per un pelo non l'ho trovato, nel senso c'era un servizio che mi piaceva tantissimo, stupendo, ma purtroppo era incompleto, non aveva piatti fondi, piani e piattini, aveva solo una parte, quindi non andava bene, ma bellissimo. E ci riproverò, poi sarebbe da andare anche magari all'altro mercatino, dare un'occhiata un po' più generale. E adesso continuiamo comunque con le nostre commissioni e poi torniamo a casa. Mi sembrava di dovervi dire qualcos'altro, ma non me lo ricordo, quindi probabilmente o mi è sfuggito o mi ricordo male. Allora ragazzi, siamo arrivati a casa e vi faccio vedere innanzitutto un acquisto. Una prova, no, è un acquisto ma è anche una prova, ora vi spiego meglio. Ho preso due cuscini per il divanetto fuori. Inizialmente avevo pensato di creare io un cuscino per questo divanetto, però
Sono stata ingannata, Alberico. Allora, ho visto due Ah. cuscini. Sì. Allora, ho visto due cuscini bellissimi, ora ve li faccio vedere. La forma non proprio perfetta per questo divanetto, ma mi piacevano molto e avevano messo come prezzo 5,90 euro. Ho guardato il necessario per fare il cuscino, l'imbottitura, tutto quanto, ho detto, beh, cavoli, a quel prezzo conviene prenderli fatti, due o no? E lui sta facendo una faccia, perché non vieni qua, Lu? Perché non vieni qua? E quindi Luca mi ha detto, sì, sono bellissimi, conviene, prendili. Li abbiamo presi, arriviamo alla cassa, 21 euro Sì, e qualcosa. qualcosa l'uno. Al che ho detto a Luca, vabbè, facciamo così. Ma li abbiamo presi, sono belli. Cos'è questo? È tipo un uccellino. Ah, un cane. Sembra un uccellino. Comunque dicevo, proviamoli, vediamo come stanno perché avevo già qualche dubbio. Ho detto, mal che vada, li portiamo indietro, abbiamo lo scontrino, non apriamo la confezione, li cambiamo. Devo dire che così d'aspetto sono molto piacevoli da vedere. Adesso però bisogna fare anche una piccola prova per vedere se sono comodi. Quindi inizio a farvi vedere i cuscini e poi Luca fa la prova per vedere se è anche comodo oppure no, o se meglio che faccio qualcosa io, vediamo. Aspetta, aspetta un attimo, Lu, che faccio solo vedere. I cuscini sono questi, li vedete ancora imballati proprio perché è una prova. Devo dire che anche se sono due cuscini quadrati, male non No, stanno. no, no. Colore, ecco, colore bellissimo, ormai siamo innamorati di questo È colore. vero. Da quando abbiamo. Un tocco di colore comunque ci sta. Beige. Sì, perché c'erano, se no rossi, ma qua fuori il rosso non lo volevo. Beige molto bello, ci piaceva, e grigio, ma grigio non troppo freddino. Diciamo, eravamo indecisi tra il beige e questo verde e alla fine abbiamo optato per questo verde. Ora Lu, se vuoi provare a sederti, vediamo un po' come sono ancora imbottiti, imbottiti, scusate, chiusi proprio. Non esplodono. Com'è? Oh. È comodo? Non so cosa, stavo inquadrando forse i piedi perché guardavo. Com'è? Comodo? Forse ci vorrebbe un cuscino È per la dietro. schiena, sì. Prova a mettere questo Secondo me lì dietro. forse così. Prova a mettere. Sai, però forse così copriamo un po' la bellezza del. No, beh, no, no. Forse due così. Prova. Sì, diciamo ora anche qui. Sì, Sì, sci. un'altra cosa. È meglio. Sì. Vero, Ora meglio. beh, si scivola un po' ma perché c'è la plastica. Sì, è la Adesso plastica. proviamo di senza. Però se li apro vuol dire che li Ma io li teniamo. In terrei. ogni caso li teniamo. Piuttosto ne compriamo altri due da Sì. mettere Sì, qua. sì, Che sì, sì, dici? sì, sì. Apri pure. Così li vediamo. Guarda che bel colore. Aperto ancora più bello. Bellissimo. Ormai in fissa con questo verde È noi vero. due, Lu. Ma è un colore proprio delicato. Si abbina bene al legno, si abbina bene alle piante. Guardate che belli. Sì, qua però ce ne vogliono quattro. Sì. Prova adesso, Lu, a. Ecco Andiamo così. che già così non si Se scivola. già così non si scivola, Eh sì. però. Però dietro mi dà l'idea che qualcosa ci voglia. Eh sì, perché è un po' scomodo se non l'appoggi. Perché già così porti più in qua. Così. Lo metti così. Perché poi alla fine si incastrano tra Sì, loro. per quello sì. Eh Ah, è un'altra cosa. sì, allora bisogna prenderne però altri due da Sì. mettere di qua. Alzati solo un attimo, fammi vedere. Comunque non perde il divanetto, dici? Secondo Messi due così, vabbè, me no. ora No, un po' vediamo di solo. lato, tutto, comunque si Sì, si vede. vede tutta quanta la Sì, struttura. sì, Sì. sì. Comunque se ne trovavi uno ovale, ti riempiva comunque tutto in qualsiasi Non è caso. facile come forma, alla Però, fine o lo facevo io, sì. solo che ragazzi io lo volevo fare, ma guardando il prezzo dell'imbottitura e ingannata dal Sì, un prezzo, po' ci hanno ingannato lì dal perché prezzo. 5,90 effettivamente era proprio un'occasione, mannaggia, e poi non mi tornavano i A conti. meno che Sì? 5,90 erano quelli 40, la taglia più piccola. Sì, l'abbiamo scoperto Piuttosto si dopo. possono mettere questi nella parte, diciamo, del derecio. Sì, Nella parte del. della schiena puoi mettere quelli più piccoli piuttosto. Ah, non lo so, sai, perché erano comunque abbastanza più piccoli. Questo è Non so se. 60x60, l'altro è Questo, diciamo, 40x40. ti prendeva bene, ho visto anche proprio dalla Sì, testa, dal tutto. Proprio tutto, proprio collo. tutto. Però comunque se questo va un po' in fuori, Sì. andando più in qua, magari 40x40. Non lo so. Sì, adesso non mi Così, ricordo così sei sicuro. esattamente. Comunque, nulla mi vieta un domani. Vabbè, noi adesso volevamo qualcosa per sfruttare, perché qua era scomodo, senza e non ci sedevamo mai.
e volevamo appunto qualcosa per sfruttarlo. Nulla mi vieta adesso temporaneamente di mettere questi e poi di farne uno Sì, anche anche della dimensione del... E comunque per ora che vedo il divanetto dal vivo, quel sacchetto di imbottitura, ce ne volevano di sacchetti. Magari online si trova qualcosa anche che costa un pochino meno. Adesso vi mostro una cosa veramente speciale. Se vi ricordate, in uno degli ultimi video vi ho detto che Luca ed io amiamo il pesto e dopo aver visto quel video, una di voi, Sabina, che ringrazio veramente con tutto il cuore, mi ha scritto per dirmi che le avrebbe fatto piacere farci assaggiare un po' del suo pesto, quello che produce la sua azienda a conduzione familiare, e io ho accettato veramente con grandissimo piacere. La loro azienda è a Genova, mi ha lasciato questo pacchetto a Savona, oggi che siamo andati l'ho ritirato, non me l'aspettavo così grande, veramente Sabina ce ne ha lasciato tantissimo, non so come ringraziarti, guardate, adesso lo apriamo insieme. E mi ha detto che è senza conservanti, è freschissimo, quindi quello che non uso lo andrò a congelare, ma un vasetto lo terrò fuori perché domani lo voglio provare assolutamente. E l'azienda è questa, Sacco il Pesto. Adesso lo apriamo perché sono davvero molto curiosa. E domani, adesso devo vedere con che cosa prepararlo domani, perché ho in mente due alternative, vediamo cosa riesco a fare. È una cosa che preferirei di più, ma dipende dal tempo che ho a disposizione. Già penso all'assaggio, ragazzi, io già penso a quello e non vedo l'ora. Ragazzi, guardate, spero si veda bene in videocamera, il colore di questo pesto è un colore bellissimo, brillantissimo, già questo fa capire la qualità, non vedo l'ora di assaggiarlo. Avessi fatto del pane fresco, l'avrei già assaggiato questa sera, vi dico la verità, ma non ho pane fresco, quindi sarebbe uno spreco, domani lo assaggiamo come si deve. Poi qui mi ha lasciato anche il bigliettino da visita. Ah, vedo che c'è un sito, un'email, vi lascio tutto quanto in descrizione nel caso voleste dare un'occhiata. Qui c'è anche il dépliant. Dal 1831 la nostra famiglia coltiva basilico sulle colline di Pra, veramente da tantissimo tempo. Nel 1998 abbiamo pensato di provare a trasformare il nostro basilico in quello che è il prodotto tipico per eccellenza della nostra regione, il pesto. Assolutamente sì. La ricetta per ottenere il pesto migliore: basilico di Pra da pestare nel mortaio con l'aglio e il sale. A questi ingredienti vanno aggiunti olio extravergine di oliva rigorosamente ligure, pinoli, formaggio grana e pecorino. Sì. Ragazzi, che fame adesso che ho letto la ricetta. Io Sabina veramente ti ringrazio, no, anzi non so come ringraziarti perché questo per noi... Quando vedrà anche Luca, gli verrà una bella acquolina in bocca perché a noi piace tantissimo ed è veramente un pensiero stupendo. Niente, adesso mi metto questi in congelatore, questo me lo tengo per domani così facciamo qualche buona ricettina. Poi ragazzi, già che eravamo giù a Savona, ne ho approfittato per passare da Natura, sì, per acquistare una cosa, ma poi ho acquistato altre cose, anche altre cose, oltre a quella. Innanzitutto partiamo da questa che voglio assaggiarla subito con voi. Ho preso questo prodotto, mi ha incuriosito, io di solito verso appunto l'arrivo della primavera così prendo sempre qualche depurativo, drenante, trovo che mi facciano molto bene. E questo vabbè senza zuccheri aggiunti, senza lattosio, senza glutine e ha tantissime proprietà. Adesso volevo leggervi. Perché ha l'estratto di tarassaco, l'estratto di visco, di tè verde, di betulla, di ortica, veramente un bel mix, mi è piaciuto. E tra l'altro, quando poi sono andata alla cassa, la ragazza, non quella che stava passando tutti i prodotti, una ragazza vicino a lei, proprio lì del negozio, mi ha detto che è buonissimo, che lei lo sta provando da qualche giorno perché è arrivato da poco e si sta trovando bene. Ho detto quindi ho scelto bene. E comunque loro consigliano di assumere un misurino da 15 ml di prodotto 2 volte al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto, diluito in un abbondante bicchiere d'acqua. Comunque io di solito metto sempre questi prodotti, li diluisco sempre di più, così mi aiutano anche a bere un po' più di acqua. E quindi me ne voglio preparare subito un misurino adesso con voi per assaggiarlo, se riesco ad aprirlo. Ragazzi, non lo so. Che chiusura, mannaggia. È proprio chiuso bene.
Ci sono. Ok, ce l'ho fatta. Quindi un misurino 15 ml, vediamo questo quant'è. Ok, vediamo un po'. E una volta aperto poi va messo in frigorifero, va conservato lì. Ah, c'erano diversi gusti. C'era tè verde, pesca e ananas, mi sembra. Io ho preso gusto tè verde. Vediamo un po'. Così lo assaggiamo e inizio anche a berlo. Poi mi devo ricordare. Un pochino amarognolo, ma di solito questi prodotti sono sempre un po' così. Magari quello gusto ananas, gusto pesca, forse sarebbero risultati un pochino più dolci, però me lo faccio andare bene lo stesso, ragazzi. E poi passiamo agli altri prodotti. Allora, il motivo per cui sono andata da Natura Sì è lui. Finalmente, ragazzi, Natura Sì, almeno di Savona, ha messo sugli scaffali l'enné dell'HD, il mio enné preferito in assoluto. Sono contentissima perché io prima lo ordinavo sempre online, però poterlo prendere in negozio è un po' più comodo. L'altra volta ho visto che era arrivato, ma non c'era il nero, così ho chiesto, mi ha detto che sarebbe poi arrivato, infatti sono passata e c'era. E vabbè, lo sapete, ve l'ho detto, stradetto, io applico l'enné da anni, mi trovo benissimo. Io, diciamo, non lo faccio con una cadenza proprio regolare, un tempo sì, ero più brava e infatti i risultati li vedevo. Adesso sono un po' meno brava. Però ora non lo faccio da abbastanza tempo, ma da mesi, molti mesi. Dovrei guardare i video perché quando l'ho fatto ve l'ho detto, e quindi da lì forse riuscirei a fare il conto. Comunque mi sono accorta che ce n'è bisogno. Io prendo quello nero, che poi sul mio capello, tra che scarica un po', non è proprio un vero nero. Come sapete, tutta questa base qui è il mio colore naturale, perché appunto è la ricrescita, e non facendole né da mesi, insomma, un po' ce n'è, però le lunghezze tendono a schiarirsi un po', io preferisco i colori scuri, e quindi preferisco, e poi non solo i colori scuri, ma mi piacciono anche i colori uniformi, quindi mi dà un pochino fastidio che le punte risultino più chiare, quindi l'enné mi aiuta appunto a uniformare il colore e ad averlo un pochino più scuro rispetto al mio colore. Quindi nei prossimi giorni lo faremo. Poi abbiamo preso una tavoletta di cioccolato che ha visto Luca. Questa mi sembra sia cioccolato fondente con nocciole. Comunque, cioccolato alla fine ci scappa sempre. Scusate, ne approfitto per berne anche un po', che poi non è così amaro come mi è sembrato subito, se non si era mescolato bene. No, non è così amaro, ragazzi, non so, forse non si era mescolato bene, ma ora sento molto di più il gusto del tè verde. No, ha cambiato gusto, ragazzi, meglio ancora. A parte che per me non è un problema bere le cose amare, le ho sempre bevute senza difficoltà. E poi ho preso quattro prodotti che vi faccio vedere, che erano tutti quanti in offerta. Allora, da Natura Sì a Savona, ora non so nelle altre città, ma penso sia una cosa che facciano tutti quanti i negozi, quando si va dalla cassa c'è uno scaffale con tutte quante le cose che, perché o stanno per scadere o sono proprio gli ultimi pezzi, sono in offerta. E tutto quello che c'è nello scaffale di oggi è in offerta al 30%, quindi ne ho approfittato. Ho preso questa crema viso per pelle secca, che mi sembra costasse 11 euro e poi appunto c'era ancora da applicare lo sconto del 30%. Questa crema della stessa marca, contorno occhi, e guardate ragazzi, quando l'ho vista ho detto deve essere mia, perché in questi giorni, non so se il cambio di stagione, non lo so, ho proprio tutta la zona degli occhi che mi si secca tantissimo, quindi l'ho subito presa. E poi ho preso queste due maschere in tessuto.
C'erano questi due tipi, quindi per non prenderlo uguali ho preso due diverse, una illuminante e l'altra rimpolpante. Comunque vi consiglio, quando andate da Natura, sì, di dare sempre un'occhiata alle cose in offerta, perché di solito mettono degli sconti molto interessanti. Adesso io mi sistemo queste cose, poi dovrò anche preparare la cena, non so assolutamente cosa fare questa sera, intanto mi finisco il mio beverone. Sto cucinando, ho preso le patate perché mi servono questa sera e guardate questa forma, sembra proprio un cuoricino. Non è la prima che trovo, appunto, che ricorda un cuore, ma questa devo dire che è quella che me lo ricorda di più. Avete visto, ho lavato il viso col mio amatissimo, stramatissimo sapone di Aleppo e adesso voglio provare con voi questa maschera, tanto abbiamo anche fatto cena. Inizio da quella rimpolpante e comunque ho visto che va lasciata in posa circa 10-15 minuti e poi va tolta e non va neanche sciacquata, perché bisogna appunto massaggiare il viso fino al completo assorbimento del siero. Intanto io mi metterò a lavorare, quindi la terrò un po' di più, è proprio in cima. Ok, vediamo un po'. Che buon profumo, ragazzi, buonissimo. Tra l'altro, siccome ancora non abbiamo trovato lo specchio qua per il bagno, lo troveremo mai? Speriamo di sì. Oggi ne avevo visto uno al Brico, molto molto carino, peccato la dimensione. Comunque sfrutto la videocamera per applicare la maschera. Rieccomi qua in bagno, ho lavorato un bel po', devo lavorare ancora, ma sono venuta qui per togliere la maschera perché in alcuni punti si è praticamente asciugata, sia perché devo dire alla mia pelle è piaciuta fin da subito, quindi sicuramente ha assorbito molto prodotto, ma anche perché ero non vicinissima, non mi sono messa proprio attaccata alla stufa, ma comunque ero in quella zona. Stasera l'abbiamo accesa e di sicuro il calore della stufa ha fatto asciugare un po' la maschera. Quindi la tolgo, molto piacevole come sensazione, devo dire. E come dicevano loro, vado con le mani a distribuire tutto quanto il siero. Adesso tra un po' vedo poi se devo mettere anche un po' di crema, perché come vi dicevo prima, purtroppo è un periodo, sarà il cambio di stagione, non lo so, con la pelle molto secca, ma mi capita anche la dermatite. E ho dei periodi in cui la pelle è più secca del solito, così. Sì, di solito i cambi di stagione un po' me lo fanno, quindi dopo vedo, ma per ora la pelle la sento bella idratata, bella compatta, mi piace, mi è piaciuto. Poi proveremo insieme anche l'altra. Niente ragazzi, io adesso torno di là al lavoro, finalmente mi rimetto anche gli occhiali che sono qua, mi rimetto al lavoro. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani in un nuovo video.